una prima immersione nei pressi di Torre Calvetina. Si può notare intanto la notevole torbidità e la quantità di sedimento presente in prossimità di Torre Calderina, dove qui non abbiamo riscontrato la presenza di posidonia viva, ma soltanto, come si può ben vedere, da coralligeno. Per coralligeno si intende un insieme di alghe incrostanti, brune e verdi. Della posidonia abbiamo riscontrato soltanto frammenti di rizomi, cioè radici morte. In questa zona del litorale l'intorbidimento delle acque, che si può ben vedere, è senz'altro da connettere al cattivo funzionamento dei depuratori. Tenete conto del fatto che anche se funzionassero bene questi impianti, comunque ne deriverebbe uno sversamento di sedimenti pari a 1800 kg al giorno. Non dimentichiamo inoltre che questi fondali sono facile preda dei dattaroli, che a colpi di martello contribuiscono all'impoverimento della biodiversità e alla distruzione dell'ambiente. I sedimenti si vedono anche dal fatto che la Favina pavonica, quest'alga a forma di ombrello, è bianca in realtà, invece qui la vediamo scura, proprio perché sommersa dal substrato. Ci caliamo adesso a Cala San Giacomo. Qui analoghe quantità di sedimento si possono vedere e sono probabilmente dovute alle recenti operazioni del cantiere e del porto commerciale. E, si possono vedere le praterie di posidonia qui, ma a chiazze, ed è plausibile che proprio questa circostanza, cioè un eccessivo appunto, sversamento di sedimenti, abbia ridotto in modo rilevante la densità della posidonia, che abbiamo detto prima necessita di acque poco torbide e prive di sedimento, fattore che ostacola la crescita delle piante e ne soffoca i rizomi. Qui vediamo che le foglie sono molto sofferenti perché non oscillano, sono appesantite dai sedimenti che abbiamo e dagli epifiti che invece nelle acque poco pulite trovano la loro forza. Questa parte abbastanza nuda invece è probabilmente un'ex prateria di posidonia che adesso viene colonizzata dal competitore, dalla cimodocea, che è un'altra pianta ma che comunque necessita di acque non proprio pulite e torbide, comunque più resistente. Adesso guardiamo quanto i sedimenti siano poco compatti grazie al nostro biologo che ha quasi scavato. Qui si vede bene quindi il sedimento che è poco compatto e anche abbastanza scuro dovuto all'anossia, quindi alla scarsità di ossigeno. E al di sotto di questo riusciamo a trovare i vecchi rizomi, le vecchie radici della posidonia morta su cui non è cresciuto più niente.